Che auto guidate? Una Zonda Revolution? Una Bugatti Veyron? Allora il vostro yacht lo costruisce per... Questo è il 62, 19 metri di lunghezza per 4 metri e 80 centimetri di larghezza. Progettare un'auto capace di correre oltre i 400 km orari non è semplice, occorre una formidabile esperienza. Far correre sull'acqua 39 tonnellate a 90 km orari è almeno altrettanto complesso. Un Pershing si riconosce a un miglio di distanza, anche in controluce. Il profilo è aggressivo e slanciato. Dall'alto si nota come la tuga si stenda su un lunghissimo ponte, proteggendolo completamente. Ma se si cambia punto di vista e dal salone si guarda verso l'esterno, la sovrastruttura appare minimale. Finestrature lunghe su due livelli, poppa aperta, hardtop scorrevole offrono la sensazione di essere a bordo di uno scafo open, ma è una barca che ti avvolge, ti protegge. L'appartenenza al gruppo Ferretti permette di condividere esperienze tra i diversi brand, come ad esempio il sistema di varo e alaggio del tender. Il pozzetto è arredato con un ampio prendisole centrale. Il divano, il tavolo e il mobile bar attrezzabile con grill e ice maker si trovano in un'area intermedia che può essere esposta oppure riparata dal sole, secondo la posizione dello scafo. Anche la prua, ovviamente dedicata all'abbronzatura, può essere protetta con un bimini. Anche in quest'area alla bellezza si unisce l'efficacia del progetto, superfici antisdrucciolevoli alternate a quelle lisce modellate per esaltare l'eleganza. Linee splendide, ma non solo, guardate la sicurezza, battagliola sul lato esterno e corrimano su quello interno. Conoscete i Pershing? Allora sapete come si entra nel salone. Porta scorrevole e vetrata che scompare completamente. Il tavolo è regolabile in altezza, allargabile e per 6 persone. Sulla murata di dritta il frigorifero, gli impianti audio e lo schermo TV. Il pagliolo è in rovere grigio, sapientemente abbinato a pareti rivestite con una speciale tappezzeria e a mobili laccati lucidi in grigio quarzo, in splendido contrasto con ante di ebano opache a poro chiuso. Sono previste numerose varianti cromatiche. Scendendo da basso, prima di arrivare al ponte inferiore, si incontra un mezzanino dove hanno posto la cucina e il bagno giorno. Nel layout standard sono presenti 3 cabine con 3 bagni con doccia separata. La versione alternativa prevede 2 cabine, armatoriale e VIP, e un living. A poppa la cabina per l'equipaggio. La suite dell'armatore è degna del suo ruolo, la duplice finestratura a scafo sfiora l'acqua. Il letto matrimoniale è apparentemente sospeso. La cabina è attrezzata con TV e frigorifero. Il bagno, diviso in 3 ambienti, è separato tramite una porta scorrevole in cristallo satinato. Il top in Corian ha il lavabo integrato e lo specchio è scorrevole. La VIP è di altissimo livello e considerevole spaziosità. Anche in questo ambiente il gioco di contrasti fra materiali e tonalità manifesta uno stile contemporaneo. La cabina ospiti, dotata di 2 letti singoli, può essere sostituita da una dinette arredata con divano letto. I sedili di pilotaggio sono firmati da poltrona Frau. La plancia è accattivante, tecnologica e raffinata. Questo è carbonio. Guidereste un'auto sportiva con il parabrezza diviso a metà? Ebbene, anche la guida di uno yacht veloce sarebbe penalizzata da un montante centrale. Ecco perché Pershing utilizza un unico cristallo di ben 3,70 m. Cominciamo a prendere confidenza con i comandi di questo Pershing 62. Ci sono naturalmente le leve del gas e degli invertitori, morbidissime, elettroniche, e poi i joystick dei flap, o se preferite in inglese trim tabs, da non confondere però con i joystick dei trim che regolano invece l'inclinazione degli assi elica. I flap modificano in modo passivo l'assetto dell'imbarcazione, abbassandoli vengono investiti da un forte flusso d'acqua che ha l'effetto di sollevare la poppa e abbassare la prua per far correre lo scafo parallelo alla superficie.
I trim cambiano invece la direzione di spinta delle eliche. Quando sono orientate verso il basso, tendono a sollevare la poppa e conseguentemente ad abbassare la prua. È un'imbarcazione molto veloce. Hanno installato eliche di superficie e il passo è lungo. Questo significa che non appena si ingrana la marcia tende a prendere velocità. Ma per le manovre e l'ormeggio c'è il tasto Easy Dock. L'innesto è molto morbido e la barca non prende immediatamente velocità, ma la manovrabilità è garantita. La procedura di partenza è piuttosto interessante, direi avvincente. State a vedere. Portiamo i flap nella posizione più bassa, diciamo intorno al 60-70%. Abbassiamo anche i trim, cioè portiamo le eliche verso il basso. Anche in questo caso scegliamo una posizione intorno al 60-70% e poi diamo gas. Non sto toccando il timone, avete notato? C'è un altro joystick qua, si chiama tiller. È la stessa cosa, ma molto più comoda. Con questo assetto, flap abbassati e trim abbassati, riesco a mantenere un'ottima visibilità, la prua resta sotto l'orizzonte e guadagno rapidissimamente velocità. Al crescere della velocità, però, per rendere lo scafo anche più efficiente, riportiamo i flap verso lo zero e alziamo un po' anche le trasmissioni. A 19 nodi di velocità, con i motori appena sopra i 1700 giri, l'imbarcazione è implanata. Il controllo elettronico dei motori fa in modo che l'accelerazione sia progressiva, dolce, anche per limitare le emissioni e il consumo. È pazzesco perché siamo quasi a 30 nodi, i motori sono a 1900 giri minuto, consumano circa 200 litri ora. Questa è un'andatura di crociera del tutto tranquilla. 30 nodi, eh? Abbiamo due motori della MTU, due 10 cilindri AV, da 22.300 centimetri cubici. Sviluppano una potenza di 1523 cavalli. Potete però installare anche la versione con potenza ridotta a 1381 cavalli. Questo scafo ha un angolo a poppa, un dead rise di 14 gradi, ma a prua è molto affilato. Lo sento correre sulle onde tagliandole perfettamente, appoggiandosi dolcemente. A proposito di correre, lo facciamo correre un po' di più? Tutti i Pershing superano i 40 nodi. Anche il Pershing 62 supera i 40 nodi. 40 nodi e mezzo. Eh già, ma sono solo a 2200 giri minuto. Ce ne sono ancora parecchi da fare. Adesso proviamo la massima. 46 nodi, 46 e mezzo a 2400 giri minuto. È proprio un Pershing. Ok, abbiamo capito, è una barca veloce, ma è divertente da guidare anche nelle virate? E poi è sicura? C'è solo un modo per verificarlo, le manette al massimo e poi improvvisamente tutta la barra, col tiller, così. Stiamo virando a oltre 42 nodi. Guardate che sbandata, è incredibile, ho l'acqua qui, attaccata alla spalla. Ma la tenuta è fantastica! Un 180 gradi strettissimo perché la virata è controllata automaticamente, è impossibile fare il testa coda. L'evoluzione è ampiamente sotto i 200 metri. Adesso usciamo dalla virata e vediamo quanto rapidamente si riprende. Ho lasciato al massimo. Il sistema di autotrim ha regolato flap e trasmissioni in superficie e in un attimo rieccoci a 40 nodi. Incredibile. Ho dovuto manovrare un po', ho tolto i flap, ho regolato con precisione i trim. Ma se preferite essere più comodi, se tutte queste operazioni non vi entusiasmano, potete farle fare automaticamente al sistema ZF Sea Rex. Basta schiacciare un tasto.
l'autotrim e voi dovete soltanto decidere a che velocità andare. E con questa barca andate molto forte. I Pershing forse non sono le barche più economiche, ma quando si parla di tecnologie e prestazioni, gli altri, dove sono?